Ciao a tutti amici di Made in Vino, anche oggi siamo qui con l'amica sommelier Christian. Ciao. Per degustare un ottimo vino per voi. Oggi è tempo di Gewurztraminer, nella zona del Trentino, l'azienda si chiama De Targzal, è un Gewurztraminer del 2012, ha 13 gradi, quindi è 2012 è l'ultima annata. 13 gradi e lo andiamo a degustare per noi. Andiamola a degustare. Beh, intanto partiamo dall'esame visivo, direi un bellissimo color giallo dorato. Sì. E poi anche bello consistente, ciao, ok? Ciao. Si vedono i 13 gradi anche alla vista. Naso. Beh, fino qua. Il naso oserei dire fantastico. Esplosivo, cioè un'esplosione di frutta esagerata, delle albicocche. Sotto spirito, sento il melone, sì, la papaya, quindi il frutto esotico, sembra di stare nella foresta amazzonica anziché in enoteca. Davvero una bellissima, un bellissimo set di sentori. Proviamo in bocca. Beh, una cosa curiosissima. Subito arriva la grande sapidità di questo vino, la sua mineralità. Ha una corrispondenza al naso e diciamo che la sapidità che ha ci fa pensare che questo vino si può bere ancora meglio tra un po' di tempo, esatto. E quindi che possa durare un po' di tempo. Tenete i vostri Gewurztraminer, De Targzal in particolare, qualche anno anche lì, non appena uscito, sì. Perché altrimenti questa mineralità e questa sapidità è molto accentuata, il vino ancora si deve farli. Assolutamente, quindi ottimo, bella struttura, dura nel tempo, aspettate un minuto in più a berlo perché esatto. È della grande soddisfazione. Quando è ora di berlo, 8-10 gradi, assolutamente. 8-10 gradi, non troppo freddo in maniera da esaltare un po' i profumi. E Vale Mazzola, sì, si è superato. Direbbe abbinamento, una rana pescatrice in tegame con pomodorini e prezzemolo. Amici di Made in Vino, grazie, cin!